Beh, non credo che sia il momento più adatto per parlare di idee. Anche perché ora le idee sono talmente delicate che quasi non si avvertono. Una volta si parlava dello sconvolgimento, insomma, della fatica che poteva comportare l'arrivo di un'idea nuova. Ecco, noi non corriamo questo rischio. Non ci sono. Ma non ha nessuna importanza, perché le idee nuove nessuno te le chiede. Oggi bisogna soprattutto sapersi comportare. Io mi sono organizzato, programmato. Con un cervello come il mio non ho paura di niente. Tutto previsto. Ogni situazione, tac, una casella. Ho faticato, Sin da bambino, non so, per esempio, uno mi dava un pugno. Io niente, lì per lì, pum, lo prendevo. Poi andavo a casa, ci pensavo bene, e tic, una casellina. Certo, per sapere cosa fare. Infatti il giorno dopo tornavo lì, preparato, e lui, pum, un calcio. Che fregato. No, benissimo, un'altra casella. Certo, perché se una cosa non la conosci, ti capita improvvisa, non prevista, tipo, mani in alto. Tu che fai? Ce l'hai la casella? No. E allora te la fai. Me le sono fatte tutte. Ogni situazione, qui, un sunto. Il bignami dell'uomo, ecco chi sono. Beh, non sono mica schematico, no, sono prudente. Le mie caselle me le tengo ordinate, numerate, così per ogni occasione c'ho pronto il comportamento giusto. C'è solo un momento la sera, in quell'attimo che sei tra il sonno e il non ancora. Ecco, lì ho la sensazione che le mie caselle, il mio archivio, ho paura, non vorrei mai addormentarmi. Sì. L'inconscio non mi è congeniale. E si perga magari se lì tutto eccitato, no? Veli bianchi, bocche meravigliose, cosce bellissime, sei sempre più eccitato. Gli oggetti che si accavallano, spalle, reggiseni, e poi ancora veli, piume, dissolvenza, tac, ti viene in mente un tassista. Che fai? Ormai sei lì. Lo ami, non era nelle mie caselle. Purtroppo ogni mattina mi sveglio, è ovvio, sto già incominciando odiare un po' il mondo. La luce mi nuoce, c'ho male alle ossa. Tra l'altro ho la pressione bassa. Schiaffeggio contro voglia sveglia, mi alzo e vado a pisciare di pessimo umore. Da anni la scena è sempre la stessa, per forza ho la pressione. Deve essere festa, vorrei essere come una talpa che vegeta e basta. Allo specchio del bagno è spietata e mi attende, non c'è niente di meglio di un uomo in mutande. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. Devo dire, non c'è neanche un piacere che mi può sublimare. Oh.
mari del sud. Soli nella natura, lei era Eva e io Robin Hood. Mentre invece son qui in via Pacini, mamma mia come sono malato, ho tanti problemi. Sono pallido e grigio, neanche al mare miglioro, non divento dorato, tutt'al più grigio scuro. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. C'ho anche un sacco di cose arretrate, devo fare di tutto. Quasi quasi la cosa migliore è tornarsene a letto. Domenica mattina, che pena, sdraiato mi sento pesante e penso alla gente che mangia le paste, è sempre più grassa, anche il mondo